la famiglia alla base della felicità. Parola di Michelle Hunziker, un articolo che lo si trova sulla pregiata rivista patinata Vanity Fair. Sul grande mare del web ho sfogliato la rivista Vanity Fair e ho trovato un articolo a cura di Michelle Hunziker. L'articolo è intitolato "La famiglia sta alla base della felicità" ed io questo articolo ve lo metto come link nel riassunto di questo video. Ma si capisce subito che Michelle Hunziker e Vanity Fair non conoscono le mie opere. Può parlare bene della famiglia soltanto un avvocato matrimonialista, solo gli avvocati matrimonialisti o i magistrati possono parlare bene della famiglia. Ma Vanity Fair e Michelle Hunziker, ma la conoscete l'opera di Friedrich Engels? Friedrich Engels era il compagno di Karl Marx. Friedrich Engels scrisse "L'origine della famiglia, della proprietà privata, dello Stato". Dentro la famiglia, in piccolo, si dibattono tutte le lotte che in grande si dibattono nella società. Ma voi non lo sapevate questo? Non lo sapevate? E non seguite neanche i miei video, Vanity Fair e Michelle Hunziker. Ecco, quindi voi avete bisogno di colmare la vostra lacuna leggendo La stirpe del serpente. La stirpe del serpente purtroppo è andata esaurita l'edizione e adesso la si trova soltanto all'asta su eBay. Può costare 100 euro, 140 euro. Però presto, per fortuna, un ottimo editore pubblica di nuovo La stirpe del serpente nel suo catalogo e potrete leggere quest'opera che rinasce come l'araba felice. Va bene? La felicità la trovi nella famiglia? Ma lasciamole dire queste cose a un avvocato matrimonialista, a un avvocato divorzista, lasciamole dire a un prete queste cose. Tra l'altro i preti non si sposano, però, eh? Va bene? Va bene Michelle Hunziker? Va bene Vanity Fair? Ok, ci siamo capiti? C'è l'alternativa, certo che c'è l'alternativa. E io dell'alternativa ne ho parlato qua nella stirpe del serpente. Ok? Bene. A Vanity Fair, a Michelle Hunziker, tanti e a tutti voi cari amici, tanti cari saluti.